Questo è il quartier generale, la tua nuova casa e il luogo dove passerai il tempo tra una battaglia e l'altra. Quando non sei sul campo, qui puoi progredire nella tua carriera. Equipaggiati, addestrati e socializza un po'. Siamo ben forniti, ma hai molto da imparare. Tutti gli uomini e le donne su questa spiaggia sanno che abbiamo fatto solo un primo passo contro i tedeschi. Contiamo su di te per sfondare fino alla linea del Reno. Forza, soldato. Troviamo una divisione per te. Prima di poter andare al fronte, devi scegliere una divisione, soldato. Per capire quella che fa per te, guarda questi filmati sulle divisioni. Sono il capitano John P. Andrews e sono qui per reclutarvi nella fanteria dello zio Sam. La fanteria è quella che ha maggiore esperienza all'interno della nostra forza multinazionale. Perciò ci chiamano la punta della lancia. Per questo riceverete un addestramento individuale per essere pronti a tutto. Le istruzioni che riceverete si concentrano sulle abilità con il fucile e il combattimento corpo a corpo, per affrontare il nemico a qualsiasi distanza. Quindi sulle distanze più lunghe vi affiderete alle vostre capacità di fucilieri per abbattere il nemico. Da vicino imparerete a fare un uso letale della baionetta. Il sudore verserete qui meno sangue in battaglia. Finché avrete i vostri commilitoni e il vostro fucile, nulla potrà fermarvi. E se qualcosa provasse a farlo, lo toglierete di mezzo a colpi di baionetta. Mettiamoci al lavoro. L'aviotrasportata vi dà il benvenuto. Addestramento, forma fisica e preparazione sono i nostri valori. Un aviotrasportato deve essere fisicamente perfetto, sempre lucido e presente e con un coraggio da leone. Nessuna missione è troppo rischiosa per noi. Siamo i primi a combattere e gli ultimi che i nemici vorrebbero vedere. Siamo rapaci che piombano dal cielo. Se vi credete all'altezza, preparatevi e andiamo a fare il culo ai tedeschi. Statemi a sentire. Prima ce la sbrighiamo con questi preamboli, prima scendiamo in campo e facciamo saltare tutto. Io sono il maggiore James Park, divisione corazzata britannica. Le nostre forze corazzate hanno una missione, un'unica missione: attaccare e distruggere il nemico. Siamo specializzati nel combattimento diretto contro mezzi blindati, fortezze e avamposti nemici. E molto spesso ci chiamano per fornire fuoco di supporto ai nostri colleghi della fanteria. L'arma d'ordinanza che viene fornita alle nostre squadre è la mitragliatrice leggera. Come membri della divisione, avete il dovere di aprire la strada ai commilitoni. Fate la vostra parte o non potranno fare la loro. Ci battiamo per il re e la nazione, ma soprattutto per i nostri compagni. È un onore far parte della corazzata. Devi ricordartelo. Ora, mettiamoci all'opera, ok? Benvenuti, soldati. Questa è la divisione montana canadese, la migliore unità di tutte le forze armate alleate. Se volete sparare all'impazzata contro i tedeschi, andate dalla fanteria. Ma se volete far contare ogni singolo colpo, questo è il posto per voi. Siete gli occhi dell'unità. Non deve sfuggirvi nulla. Il destino del mondo intero dipende dalla vostra mira. Trovate dove appostarvi e completate la missione. Non possono sentirci né vederci. E quando ci scoprono, è già troppo tardi. Se avete occhi buoni e mano ferma, se avete la pazienza di aspettare il colpo perfetto, se potete zittire il mondo intorno a voi e fare ciò che va fatto, la divisione montana è quella che fa per voi. Attenzione. Benvenuti nella resistenza. Purtroppo il tempo non è della nostra. I nemici sono alle porte, quindi sarò breve. Noi siamo i pionieri di una nuova forza di spedizione, specializzati in sabotaggi e azioni sotto copertura. Col favore del buio, rubiamo armi ed esplosivi ai rifornimenti nemici. Disponiamo di munizioni incendiarie che danno fuoco ai nemici, trasformandoli in mucchi di cenere in pochi istanti. Chiunque voglia unirsi a noi deve essere pronto a sacrificare tutto per il bene dei compatrioti. Noi siamo gli spedizionieri francesi. Siamo il fuoco ardente che raderà al suolo l'impero dell'asse. Vive la résistance! Vive la France! Bene,
qua c'è la scelta molto ardua, ma io avevo già scelto nella beta. Sì. Benvenuti in Call of Duty. Soldato, in battaglia arriverai per primo. Molto gentile. Grazie mille. Ho capito. Va bene. Si sa come si gioca. Perfetto. Fatemi iniziare il Road to Commander di Call of Duty World War 2. Deathmatch a squadre. Ed eccoci qui nella prima stracacchio di partita online. Tra l'altro mi potevo capitare proprio in una... E vaffanculo, c'è la prima morte. In partita, in una mappa migliore invece come questa qua, dato che questa qua è proprio una mappa dove... Dove ci si mette a fondo mappa e si spara. Si spara tantissimo. Oh, dove si spara tantissimo con Los Chequinos. Non c'è nessuno. Incredibile. Dove? Che non li ho visti! Ma lui aveva visto me! Te sarebbe piaciuto! Via! La beta mi piacque molto e poi diciamo... se dovesse essere, non avevo intenzione di prendere subito questo videogioco. Però dopo diciamo ha portato dei cambiamenti nella mia scala. Oh. Sopra o sotto? E mo sta sotto. Vieni un po' qua. Non ne vedo più nessuno. Bari! Bari! E quindi poi ho scelto di prenderlo. Oh! Ma tipo visto, permesso, le sorti della guerra sono con noi. Aio, che botta, grandissima questa pistolina mitraglietta. E come stavo dicendo, diciamo che questa qua non è che proprio è la grandissima prima mappa che si poteva trovare, perché qua con i cecchini proprio è nubabà, si mettono tutti a fondo mappa come potete vedere e sparano da qua e da là. La cosa molto bella, se devo essere sincero, la location, un po' meno, diciamo, come si va ad operare questa cosa, perché sono tutti là in fondo. Muoia, non muore, cazzo, in questa prima partita del Road to Commander. Ovviamente vi dico subito che questa settimana è una settimana molto particolare, non ci sarà nessun video su Injustice 2, a parte quello che se mi sbaglio avete visto. Strozzo! A parte quello che avete visto ieri sulle scatole madri. Bomba tattica. Bombardamento nemico, al riparo. Me ne sto qua dentro. Sì, sì. Ovviamente poi vi porterò tutto anche su le partite in guerra, che è davvero bellissima come modalità. E anche tutte le altre, Dominiao, eccetera, eccetera. E Mari! Perché avevo finito i colpi, eh? Se no te facevo vedere io, E vabbè, chi se ne frega. Mori, aio. Vittoria. Vittoria è nostra. Grande vittoria. Leva sto cosa che non si vede. Questa. Non ci sono più le uccisioni finali, ma c'è la più bella giocata della partita. E la prima partita sul Road to Commander finisce con un 6-6. No, lo cacchio sono. Dov'è il mio nome? Perché non c'era il mio nome? Sì, con un 6-6. Niente ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani con un nuovo episodio del Road to Commander che poi vi andrò a spiegare come lo porterò sul mio canale.